Uno shock collettivo che nell'era della comunicazione ha ampliato l'effetto della tragedia. Domenica ricorrono 10 anni dagli attentati dell'11 settembre, un colpo al cuore dell'America e dell'Occidente intero. Un evento che per la generazione di coloro per i quali l'America significa libertà dai nazifascisti rappresenta una ferita a livello personale, come per il maestro Gennaro Piccinni che all'anniversario del crollo del World Trade Center ha dedicato una personale, inaugurata nella quadreria Den Hertog di Bari. Nel quadro celebrativo c'è la prima pagina del New York Times datata 11 settembre 2001, cioè 12, il giorno dopo. E le torri le ho raffigurate come se fossero dei pixel ingranditi, però frammentati in maniera che si possa riandare col pensiero al momento in cui le torri crollarono. Uno sguardo su un'America che è sinonimo di modernità e di consumismo, che può essere considerato evoluzione naturale o dannazione, ma da cui non si può prescindere, secondo Piccinni. Sia il sigillo del Presidente degli Stati Uniti è circondato da una miriade di brand, di dollari, di bandierine, diciamo ciarpame, ma nel senso migliore della parola, che poi è quello che ci ha fatto fare l'America anche a noi dal dopoguerra in poi.